amici di Mitico Channel, siamo in diretta. Ora chiedo a Bella di inquadrare una curva straordinaria. Ci sono tutti gli amici, grandissimi ragazzi della curva sud e della curva nord, che voglio salutare, che voglio salutare. Abbiamo, oggi abbiamo un evento straordinario. Abbiamo Marica con il piccolo Nicolò che farà il battesimo dello stadio. Chi di noi non si ricorda la prima volta che ha visto il Foggia in vita sua? Io per esempio l'ho visto nel 71, perdemmo col Napoli 3-0, era un febbraio freddissimo. Passato! Adesso, ma tutti ce lo ricordiamo. Nicolò si ricorderà che a Parma, in una giornata straordinaria di pubblico e di tifo, per la prima volta... Senti, per fare questa cerimonia indosso l'abito da cerimonia, il mio, che è la maglia di Sarno, come voi sapete, poi metterò quell'altra perché il momento è solenne, quindi ho portato la maglia di Sarno e quindi faremo innamorato sempre di più. I testimoni di questo battesimo, che è patrocinato, ricordiamolo, da Mitico Channel, salutiamo Biagio Puodicelli che ha permesso tutto questo, c'è anche Alessandro Chini che stava facendo una clip di questo. Allora abbiamo, dovevano esserci come testimoni foggiani in Friuli che hanno portato questo regalo per Nicolò, e poi abbiamo il grandissimo Vincenzo, che gli amici di Mitico Channel conoscono, e Roberto, Vincenzo da Pomarancio, Roberto da Figline, sapete che noi ci chiamiamo con i nomi. Ci sono le bomboniere, adesso Roberto e Vincenzo leggeranno, questo è il certificato di battesimo che consegniamo al piccolo Nicolò, vieni avanti, ce l'ha. Il nostro futuro! Esatto, c'è la mamma Marica, abbiamo la nonna Ada, la nonna Ada, e il nonno Nicola, non a caso si chiama come Nicolò. Allora Vincenzo la leggerà il certificato che consegniamo al piccolo Nicolò, poi lo firmeremo. Nel secondo tempo lo firmeranno anche gli amici di Foggiani in Friuli. Leggi, Vincenzo. Allora, Parma, 25 marzo 2018. Voce, voce. Stadio Ennio Tardini, Parma Foggia, ore 12:30. Si certifica che il piccolo Nicolò Puzziferri, nato a Cesena il 30 aprile 2014 da Vincenzo Puzziferri e Marica Abatangelo, oggi è stato battezzato come un nuovo tifoso del glorioso Foggia Calcio. Sicura fede rossonera dei succitati genitori, auguriamo a Nicolò che questa fede possa accompagnarlo per tutto il resto della sua vita, dandogli le più grandi soddisfazioni. Il presente certificato è rilasciato a tutti gli effetti di fede rossonera, il patrocinante Biagio Porricelli, i padrini Vincenzo Russo, Roberto Marzano e Francesco di Friuli. Consegno a nome di Foggiani in Friuli questo paracollo al piccolo Nicolò. Innamorato sempre di più, allora, solo per te, Foggia olé. Allora firmo anch'io, adesso ufficiale, firmo anch'io come Francesco da Prato, esclusiva. Ecco fatto, allora consegniamo alla mamma. Grazie. Il certificato. Grazie. Un bel applauso. Dai, 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 d
Vai, la colomba, la colomba. La colomba. Amici, adesso finita la cerimonia, parliamo un po' di questa partita. Rimanete collegati, parleremo un po' di questa partita. Allora, come vedete, la nostra fede è questa. Ringrazio chi l'abbiamo ha fatto questo bellissimo. L'hanno fatta a Cesena, credo. Anche a questo bambino. Grazie. Allora, venendo alla partita invece, volevo sentire un po' di esperti. Sentiamo un po' che cosa succederà. Abbiamo qua un partente qua, perché a parte Vincenzo, Roberto, ci abbiamo Michele, ci abbiamo l'altro Michele, abbiamo Nicola, abbiamo Federico. Chi vuole dire qualcosa? Sentiamo per esempio Michele, sempre di Medico Channel. Che ti aspetti da questa partita, Michele? Un risultato positivo, ma comunque va, sarà sempre una grande festa, e questa è la manifestazione di quanto è grande e forte il tifo per il Foggia. Esatto, anche perché, amici di Medico Channel, noi di Medico Channel portiamo come, diciamo, protagonisti i tifosi, perché secondo noi il calcio senza tifo non è nulla. Questi ragazzi che ci rappresentano, se non ci fossimo noi in quadra bella, tutti gli... la folla la vuota, il venerdì ha tenuto. Permettetemi di salutare anche, so che nell'altra curva c'è Antonio Tancredi, che è uno che si tifa per il Parma, ma comunque parla sempre con noi, ha una grande simpatia per il Foggia, lo saluto. Intanto sentiamo Nicola. Nicola, che cosa dici questa partita, secondo te? Ma speriamo una grande vittoria del Foggia. Ci vorrebbe. Davvero, che ci vuole per la zona playoff, ci vuole. Benissimo, davvero. Benissimo. Chi altro vuole dire qualcosa? Michele, dici qualcosa. Sono contento di stare qui insieme con voi. Sì, che altro è una festa. Mi offrono dei... Allora, in quadra, guarda, ci sono i talenti, c'è di tutto. Apriamo la colomba. C'è anche una colomba, Nicola ci ha portato anche una colomba. È una festa generale. Sentiamo anche Roberto e poi Vincenzo. Roberto, dici qualcosa. Io vorrei che questa grande festa del popolo rossonero si concluda con una bella vittoria del Foggia, anche perché noi a Parma non abbiamo mai vinto, e oggi davanti a questo pubblico possiamo sfatare questo gap. Allora, abbiamo la colomba che ha portato Nicola. Ovviamente abbiamo fatto un battesimo, non vogliamo mancare di rispetto a chi oggi è la festa del giorno delle palme, quindi facciamo gli auguri a tutti i tifosi per la festa religiosa. Naturalmente noi scherziamo, anche se per noi la fede per il Foggia è una cosa importante. Comunque non mischiamo il sacro al profano, naturalmente, amici. Sentiamo Vincenzo che cosa ci dice. Vincenzo, che cosa ti aspetta da questa partita? Ma oggi la partita l'abbiamo già vinta, perché vedere questa curva strapiena per noi è motivo di orgoglio. E incrociamo le dita e sono fiducioso. Allora, vi avevo detto che saremmo stati 4.000, non so se saremo 4.000 o di più, perché molti hanno trovato posto soltanto, come vedete, nei distinti, perché il settore ospite è esaurito. Ci vedremo tra il primo e il secondo tempo, quando poi faremo firmare anche ai Foggiani in Friuli il certificato di battesimo di Nicolò. Un saluto allora, un saluto a tutti, ci vediamo tra il primo e il secondo tempo.